Luoghi ad alta energia. Alcuni esempi da siti archeologici. Il sito archeologico di Gournia, posto a 25 km a oriente di Agios Nikolaos, Creta nord-orientale, era un centro minoico sorto lungo i fianchi di un colle. Nella parte più alta vi è uno spiazzo col palazzo del governatore, caratterizzato dalla presenza di un'enorme lastra di pietra per il sacrificio di un toro sacrificale. L'analisi radioestesica ha appurato che sotto la pietra, a pochi centimetri da essa, esiste una forte energia di disturbo dovuta alla presenza di acqua e minerali. Quattro soggetti diversi sono stati sottoposti in cieco a un test di resistenza muscolare sul punto indicato. Il test ha indicato una totale assenza di resistenza del braccio. Nel sito minoico miceneo di Katos Zakros, a 60 km da Satia, Creta orientale, vi è una grande piazza rettangolare caratterizzata da un'anomalia. Essa è infatti leggermente fuori asse rispetto al normale allineamento nord-sud tipico di questi spazi sacri. Cosa potrebbe essere dovuto questo allineamento così poco usuale? L'analisi radioestesica ha individuato una marcata anomalia energetica che attraversa la piazza, lungo la mezzeria, che si sposta infine verso il lato. Sembrerebbe che il progetto costruito sia dettato dall'esigenza di seguire questa linea di forza. Nel punto di maggior energia tellurica era posto l'altare sacrificale, oggi ridotto solo a pochi massi. Qui è stata condotta un'analisi cinesiologica. Tre soggetti diversi sono stati sottoposti a test di resistenza muscolare sul punto indicato e anche in questo caso, come nel precedente, si è riscontrata una totale assenza di resistenza del braccio dei soggetti. Il sacrificio come strumento di bonifica ambientale. L'altare sacrificale dei siti di secondo tipo veniva posto comunemente nel punto in cui si concentrava la massima presenza di energia tellurica negativa. L'energia tellurica nella maggior parte delle civiltà antiche era ritenuto un elemento passivo che assorbe energia vitale dall'ambiente. Si credeva che il suo eccesso depauperasse l'ambiente e lo isterilisse. Secondo le concentrazioni antiche, l'energia negativa della Terra, meno, doveva essere incanalata in un punto presso il quale farla incontrare con l'energia positiva, più. L'energia dell'alto avrebbe neutralizzato l'energia del basso, bonificando l'ambiente circostante. Per poter attirare l'energia cosmica positiva occorreva tuttavia un catalizzatore, in grado di mettere in contatto le due energie, l'energia liberata dal sacrificio di un essere vivente. La struttura del tempio nei luoghi ad alta energia di secondo tipo. Il tempio e l'area sacra dei luoghi ad alta energia di tipo 2 sono strutturati per poter raccogliere e convogliare l'energia tellurica in un punto, facilitare lo svolgimento del sacrificio in quel punto, ridistribuire l'energia riequilibrata lungo i canali per i quali è stata convogliata, ottenendo la neutralizzazione dell'energia negativa.
servire da cassa di risonanza da parte dell'energia riequilibrata ricavata per trasmetterla ai presenti, opportunamente preparati, e l'ambiente circostante che viene così bonificato, modificato. Un aspetto importante nelle tradizioni in cui la donna viene intesa come energia negativa, simile alla terra, la sacerdotessa non può compiere il sacrificio per non assorbire lei stessa l'energia positiva del cielo e impedire la neutralizzazione delle due energie e la bonifica ambientale. Possiamo a questo punto trarre alcune indicazioni sui luoghi ad alta energia di tipo 2 e di tipo 1. I resti di edifici o strutture religiose ancora esistenti, creati nei luoghi alti di tipo 2, possono essere considerati macchine altamente sofisticate per il riutilizzo dell'energia tellurica negativa e la sua trasformazione in energia positiva. In genere non è opportuno sostare a lungo o vivere in questi luoghi, soprattutto quando le originarie strutture architettoniche non sono più integre e in grado pertanto di svolgere la propria azione difensiva. Senza prendere opportune precauzioni, perché i danni alla salute potrebbero essere significativi, si sconsiglia pertanto il riutilizzo di queste strutture a fini abitativi senza un serio studio sul loro impatto energetico sull'uomo. I luoghi ad alta energia del tipo 1 sfruttano particolari caratteristiche geofisiche del luogo ed è di solito associato a un'epifania. Come abbiamo visto, il luogo dell'epifania, punto di contatto tra cielo e terra, santificava, nella visione tradizionale, il luogo, rendendolo in grado di produrre eventi eccezionali, come le guarigioni miracolose. Al di là di questa interpretazione, legata a convinzioni delle antiche civiltà, possiamo ipotizzare che gli effetti riscontrati sull'uomo, quando si trova a sostare in questi siti, siano simili a quelli provocati sul paziente da trattamenti di riequilibrio energetico, per esempio quelli prodotti dalla biopranoterapia. In genere seguirebbero questo schema: momentanea crisi risanatrice dovuta al rifasamento dell'energia dell'organismo, sensazione di spossatezza, esplosione delle tossine e la loro eliminazione. Utile indicazione delle acque dei luoghi mariani. Può essere interessante a questo punto rileggere i dati di uno studio condotto diversi anni fa da ricercatori Alberto Anzaloni e Patrizia Vecchi, assorbimento in UV di acque attive, ovvero positive al test dell'oro. Campioni d'acqua trattati da un pranoterapeuta e campioni d'acqua provenienti dalla grotta di Lourdes presentano una maggiore assorbanza a 200 nanometri rispetto ai corrispondenti controlli. Questo fenomeno è evidenziabile anche ad elevate diluizioni solo nel caso dell'acqua di Lourdes. Un'assorbanza maggiore intorno ai 190-200 nanometri è stata riscontrata nell'acqua dei santuari, anche rispetto all'acqua dell'acquedotto della corrispondente località. I ricercatori così riassumevano il risultato dello studio in merito alle acque di Lourdes. Effettivamente l'acqua proveniente dalla grotta di Lourdes presenta un valore di assorbanza a 200 nanometri superiore al controllo ed è in grado di trasmettere tale caratteristica a campioni di acqua in generazioni successive. Dai dati presentati sembra emergere non solo che in base alle ricerche e analisi odierne i luoghi ad alta energia siano in grado di interagire positivamente, siti del primo tipo, o negativamente, siti del secondo tipo, con gli esseri viventi, ma anche che le antiche civiltà fossero a conoscenza di questi effetti che ponessero in essere tutta una serie di interventi architettonici al fine di utilizzare o riequilibrare l'energia tellurica riscontrata.
Voi che girate il mondo in cerca del bello, venite qui a guardare i mostri. L'incisione sulla panca etrusca è un invito a declinare il mondo esterno con le sue seduzioni, volgendo verso se stessi per osservare i propri mostri interiori. Al corpo vengono applicati calcoli e studi matematici, mirati al raggiungimento della purezza geometrica della natura e di Dio. Lo studio ossessivo delle proporzioni rivela una ricerca di grazia e di armonia fra le parti della natura umana, così come di equilibrio fra le sue meccaniche interiori. L'uomo del Cinquecento è il frutto della maturazione delle epoche precedenti, epoche oscure che l'hanno visto regredire nell'ignoranza e nella brutalità, e di cui egli rappresenta ora il riscatto, l'anticipazione illuminista dell'uomo che si fa sempre più simile a Dio.